Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Dermicmous C. A cosa serve? Dermicmous C ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi non compresi nelle classi precedenti, altri. È commercializzato in Italia dall'azienda Roiderma Laboratoire Farmaceutique SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Ricerca cosmetica avanzata SRL. Concessionario. Roiderma Laboratoire Farmaceutique SRL. Categoria di appartenenza. Dispositivi non compresi nelle classi precedenti, altri. Confezioni. Dermicmous C schiuma riacidificante antimicotica al climbazolo per cute e mucosa 150 ml. Indicazioni. Trattamento topico per cute e mucose predisposte ad affezioni micotiche. Dermicmous ha un dispositivo medico che, grazie all'effetto cheratolitico dell'acido salicilico, permette agli attivi di essere veicolati negli strati epidermici ed esercitare la loro azione su cute e mucose predisposte ad affezioni micotiche. Il climbazolo 0,5% e il piroctone 0,5% ostacolano lo sviluppo miceti. Il pH acido e la ricchezza delle sostanze idratanti rendono Dermicmous un dispositivo ideale per riequilibrare lo stato funzionale di cute e mucose intime. Modalità d'uso. Dermicmous è di solito ben tollerato. L'uso specie se prolungato può dare fenomeni di sensibilizzazione, nel caso interrompere il trattamento. Comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato. Non applicare su cute a brasa o lesa. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso il prodotto venga a contatto con gli occhi, sciacquarli abbondantemente con acqua fredda. In caso di presenza di lenti a contatto, si consiglia di rimuoverle prima delle operazioni. Dopo ogni uso richiudere accuratamente la confezione. Non utilizzare il prodotto se la confezione risulta danneggiata. Avvertenze. Non ingerire. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti di Dermicmous. Tenere lontano dalla portata e dalla vista di bambini. Aerosol altamente infiammabile. Recipiente sotto pressione. Può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Recipiente sotto pressione. Non perforare né a copyright bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 gradi / 122 AF. Componenti e ingredienti. Acqua, butane, PEG, 40 idrogenated castor oil, isobutane, glicerin, propilene glicol, sodium olivanfoacetate, propane, polisorbate 20, alcohol denat. Ciclopentasiloxane, climbazole, piroctoneolamine, potassium sorbate, salicylic acid, DMDM idantoin, stearyl gliciretinate, tetrasodium edta, lactic acid, melaleuca alternifoglia leafoil, aroma, limonene, benzaldeide, metileugenol, trans, 2, exenal. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.